Fondazione sceglie COPE per la progettazione, per la cooperazione territoriale, per rafforzare il partenariato, la partecipazione di bandi, alla formazione per tutti i soggetti che operano nel mondo della cultura, del terzo settore, per partecipare e competere a livello nazionale e europeo sui bandi che sono in uscita dalla nuova programmazione europea, ma anche sui bandi ordinari. È una sfida importante, noi siamo molto onorati che Fondazione Tercas abbia scelto Consorzio.Europa e in qualche modo si completa un progetto regionale di Consorzio.Europa, che è quello di essere al fianco delle fondazioni bancarie. Noi siamo già stati scelti da Fondazione Carispac all'Aquila e da Fondazione Pescara Abruzzo a Pescara, e quindi si completa questo discorso regionale in cui tre fondazioni bancarie abruzzesi, le più importanti, scelgono Consorzio.Europa. Siamo davvero molto onorati di questo passaggio. È una collaborazione che nella nostra visione deve intervenire sulle esigenze strutturali degli enti del terzo settore. La progettazione per bandi infatti spesso rischia di dare risposte ai bisogni emergenti, potremmo definirle le urgenze del territorio, ma non riesce a intervenire su quelle che sono le organizzazioni degli enti, le competenze, le strutture, i luoghi. Ecco, speriamo che attraverso la partecipazione ai bandi europei possano anche le associazioni più piccole accedere a queste forme di finanziamento che ad oggi rappresentano per loro talvolta una chimera.